Buongiorno, buonasera quasi. Come state? Vi state preparando gli stomaci per affrontare la vigilia di stasera? Anche se oggi ho scoperto che in realtà la vigilia è dimagra e il Natale invece da noi, nella nostra famiglia, è tutto un casino. Va bene, io inizio, poi chi c'è, ecco, c'è Roberto che è arrivato e non so chi altro perché non vi vedo adesso. Ragazzi, oggi c'è un sole bellissimo, io oggi ho mangiato praticamente davanti, sono da sola adesso, e ho mangiato fuori alla mia terrazza con questo sole meraviglioso che mi baciava, infatti mi sono anche un po' abbronzata. Ciao Enzo. E io vedo solo due persone, gli altri non riesco a identificarli, cioè proprio non li vedo, non lo so se è bloccato il telefono, devo pulire un po' la memoria. Come state? Siete pronti per stasera? Allora, vi volevo condividere con voi dei piccoli pensieri, buonasera Melina, che mi sono venuti in questi giorni. Allora, come sapete, questo è un periodo, l'inverno in generale, è un periodo molto buio, questa non è nessuna novità, però se ci fate caso, noi è come se a volte ci dimentichiamo della natura, ci dimentichiamo che questo è un periodo diciamo di morte, ma non è morte, perché in realtà se noi osserviamo la natura adesso c'è tutta spenta, tutta buia, i rami sono secchi, però i germogli, cioè comunque i semini sono sottoterra e questo periodo di oscurità servirà a questi germogli proprio per prepararsi alla rinascita che avverrà quando ci sarà il sole, no? E quindi stavo riflettendo, e tra l'altro c'è una celebrazione che si chiama Yule, che è una celebrazione che avveniva nei tempi antichi, soprattutto quando si rispettavano e si conoscevano i cicli naturali. E questa l'ho scoperta da poco in realtà, questa celebrazione, mi è piaciuta tantissimo, perché che cosa ci dice? Ci dice che durante l'inverno noi non dobbiamo affaticarci troppo, comportarci come se fosse estate o come se fosse primavera. L'inverno è comunque un periodo di riflessione, di oscurità, ma non in senso negativo, nel senso anche in senso negativo, perché entriamo comunque in contatto con una parte di noi, ciao Gioia, con una parte di noi che è più oscura, con un lato che magari non ci piace, infatti anche io che sono spesso, cioè sono positiva, insomma mi reputo una persona positiva pure per il mio segno che sono un sagittario, sono sempre entusiasta così, però in questo periodo mi sono sentita proprio diversa, ho detto ma che cosa è successo? Poi confrontandomi anche con altre ragazze ho scoperto che non è solo una cosa mia, cioè che non ti viene proprio di essere così sprezzante, ma che avevo più bisogno di stare in casa, quando invece io adoro stare insieme alle persone, però avevo proprio bisogno di stare dentro casa, di stare da sola, di non sentire troppi rumori, di non accendere troppe luci, infatti qua dentro la sera cioè, ci sono solo le luci del presepe e basta. E ho riflettuto proprio su questa cosa, ho voglia di cose calde, di... ciao Tonino, ciao! È arrivata pure Simona, ciao! E ho voglia più di cose calde, di solito a me piacciono tanto i frullati, gli estratti, invece ho proprio voglia di coccole, anche in questi maglioni così, no? Tutti così coccolosi. E ho pensato che in questo periodo invece di correre come facciamo di solito, di fissarci degli obiettivi, di voler raggiungere a tutti i costi adesso, questo invece è un periodo più di stasi, di calma, però non è calma, nel senso non è che non succede niente, in realtà succede molto, però succede sotto terra, nel sottosuolo. Noi basta tante volte che ci ispiriamo alla natura, che guardiamo cosa succede nella natura e come si comporta la natura, no? E la natura in questo momento è ferma, però ripeto, noi no, ho pensato che in queste vacanze, durante questo periodo così natalizio,
ho detto voglio esplorarmi ancora di più, voglio scendere ancora più a fondo, perché tante volte noi ci lasciamo prendere, no, dalle cose esterne, quindi dalla famiglia, dai colleghi, da quelli che vogliono a tutti i costi le nostre attenzioni, dalle cose da fare. Soprattutto mi rivolgo a noi donne che non ci fermiamo un attimo, che siamo multitasking. E invece ho pensato no, in questo periodo voglio assecondare quest'altro mio lato, cioè che è un lato che ci appartiene, no? Che però a volte ignoriamo, invece non è tanto sano ignorarlo questo lato. E quindi ho detto voglio dedicare queste vacanze alla riflessione, all'autoriflessione, alla riscoperta di me, perché tante volte, ripeto, proprio per questa cosa che siamo proiettati verso l'esterno, ci dimentichiamo anche di chi siamo noi, no? Ci dimentichiamo di che magari anche di vedere che tipo di emozioni stiamo provando. Non onoriamo le nostre emozioni assolutamente, le lasciamo così, passano, ma non gli diamo tanta importanza. Ecco Rocio, ciao. E invece questo ho detto proprio intenzionalmente, mi sono data questo obiettivo di guardare di più dentro di me stessa, di coccolare di più la mia bambina interiore, e lo faccio anche, ciao Rocio, e lo voglio fare anche magari ad esempio costruendomi degli spazi per me, no? Per esempio farmi dei bei bagni caldi nella vasca, ora vanno tanto queste palline profumate, infatti voglio coccolarmi di più, no? Mi comprerò queste palline, le metterò nella vasca, queste cose spreggiano degli aromi incredibili, e proprio dedicarmi di più, coccolarmi. Quindi non penso che mangerò tanto. Eccola, buon Natale Enrica. Non voglio dedicarmi tanto al oddio, mi sta chiamando mia madre. Aspetta. Aspettate un secondo, voglio un attimo. Come al solito durante le dirette escono le cose più inaspettate. E quindi ecco, invece di dedicarmi troppo all'esterno a pensare che cosa sta succedendo fuori di me, ho riscoperto proprio questo valore, no? Questa mia, cioè invece di ricercare praticamente la felicità fuori di me, verso cose esterne, la voglio ricercare più verso ciò che mi fa stare bene. E oddio, ho detto delle cose che in realtà non avevo scritto, però non fa niente, ho scritto vabbè, vivirò dentro di te, e perché per me che cosa significa il Natale? Il Natale significa proprio rinascere, ma non rinascere fisicamente, anche se noi rinasciamo, le nostre cellule si rigenerano continuamente, rinascere proprio come una riscoperta, no, di noi stessi. Magari allora io parlo con tante donne, con tante persone, e tutti vedo in molte persone quello che io ero una volta, nel senso questa infelicità di sottofondo, perché non sappiamo bene che cosa siamo venuti a fare su questa terra. Io questo lo dico apertamente, cioè non dimentichiamoci che noi siamo degli esseri spirituali che stiamo avendo un'esperienza terrena. E che quando siamo arrivati qui con un compito preciso, e la maggior parte delle volte questa infelicità di sottofondo è dovuta proprio al fatto che noi abbiamo dimenticato il motivo per cui siamo qui. Quindi possiamo prendere questo tempo di solitudine, di diciamo un po' di isolamento, per riflettere su qual è la nostra missione. Cosa siamo venuti a fare, che non deve essere per forza una cosa grandiosa come fare gli stilisti o cose insomma stratosferiche tipo andare gli astronauti, può essere anche ad esempio essere un esempio di positività, di positività, di energia, di allegria, il nostro sorriso ad esempio può essere una nostra missione, avere un sorriso che comunque scalda il cuore delle persone che ti stanno guardando, oppure semplicemente essere compassionevole con gli altri, quindi cercare di capire a fondo le buone intenzioni delle altre persone, perché quello che sto imparando è che
diciamo, lo so, non è proprio semplice, però sto imparando a sostituire il giudizio con il trovare invece la buona intenzione dietro quella azione, diciamo, cattiva delle persone. Quindi le persone, anche le più violente, hanno delle reazioni proprio perché non sanno, ad esempio, come esprimere il loro amore. Allora lo esprimono con la gelosia, con la rabbia, e cercano di difendere quello che amano con la violenza. Ovviamente questo non giustifica i loro comportamenti, però c'è da vedere sempre la buona intenzione dietro qualsiasi tipo di azione. Quindi può essere anche questo, essere a sviluppare una compassione verso le persone che incontriamo nella nostra vita. E quindi ecco, infatti io passerò, penso, molto tempo passeggiando su. Ah, poi ecco, adesso c'è questo bellissimo sole che illumina questo mare, e non so, più noi stiamo all'aria aperta e più arrivano le intuizioni, arrivano i messaggi. Tante volte non dobbiamo nemmeno forzarci per scoprire qual è la nostra reale missione, basta che entriamo in connessione con la natura e da lì arrivano questi io li chiamo i download, no? Arrivano proprio questi download di informazioni. Quindi passiamo più tempo durante queste vacanze a contatto con la natura, perché sicuramente vi arriveranno delle intuizioni, se hai delle domande, se hai dei dubbi, dei problemi dentro di te, fai la domanda al tuo io. Cioè, chi lo chiama inconscio, io lo chiamo aiuto, io lo chiamo, fai la domanda al tuo angelo, ad esempio, quindi chiedigli come posso risolvere questa cosa, qual è la mia missione, loro ti risponderanno perché loro non intervengono, rispettano sempre il nostro libero arbitrio e non intervengono fin quando noi non glielo chiediamo. Quindi puoi usare queste vacanze per esplorarti, per fargli delle domande. E poi una cosa su cui sto lavorando molto, che non è semplice, è esercitare la presenza. Che significa la presenza? Essere presenti significa starci. Cioè le persone, quando per esempio durante questi cenoni, queste rimpatriate, così, spesso noi ci assentiamo sia con la mente, sia, cioè fisicamente ci stiamo, ok? Però con la mente non ci stiamo, cioè proprio anche col cuore non ci stiamo, perché magari chissà che cosa stiamo pensando, oppure stiamo con il telefono in mano. A me mi capita sempre, perché capirai, Instagram, Pinterest, YouTube, cioè io ne consumo tantissime di queste cose, però sto proprio lavorando per essere più presente, perché anche il magnetismo, no? Spesso le persone mi chiedono come essere più magnetica. Più siamo presenti e più siamo magnetici, più noi siamo centrati dentro di noi e stiamo proprio, non che siamo in controllo, no, non intendo questo, intendo proprio presenti, nel senso di osservare quello che c'è intorno a noi, anche piccoli particolari, e anche ringraziare. Ecco, per me per esempio la presenza vuol dire notare e ringraziare, notare e ringraziare. Tipo oggi stavo fuori al balcone con questo piatto di riso, con la verza che mi ero preparata, e stavo guardando il sole, guardavo il riso solo con la musica e stavo assaporando questo riso così buonissimo. E quella è presenza, perché stai godendo del momento, proprio significa calarti nel momento presente e godere di quello che c'hai intorno, qualsiasi cosa sia. E quindi questa è una cosa cioè, che io farò durante queste vacanze e di cui le persone hanno bisogno. Quindi meno telefono, magari ci disintossichiamo un poco dai telefoni. Io vabbè, sono una blogger, una YouTuber, quindi comunque produrrò video, perché proprio fa parte della mia missione aiutare le persone tramite i video, quindi comunque lo farò. Però se voi non fate un lavoro che vi costa, tra virgolette, che vi porta a stare presenti sui social, toglietelo per un po' sto telefono, magari lo spegnete, mettete il silenzioso, state più con le persone che vi sono vicino. Ecco, per esempio, una cosa che io adoro fare è, quando vado da mia nonna a Napoli, vado a trovarla, inizio a farle delle domande. Delle domande, per esempio, sulla sua infanzia, che ne so, qual è il piatto preferito quando eri bambino, oppure qual è il primo lavoro che hai fatto, oppure delle domande che magari suscitano in lei anche delle emozioni.
tipo qual è stato il tuo primo fidanzatino, tutte queste cose qua. Questo anche vuol dire essere presenti, cioè proprio connettersi con le persone che ci stanno di fronte, proprio connettersi, cioè proprio starci in questa connessione, non solo ah, sì, cioè fare finta di essere presenti, no, proprio essere presenti. E se ci sono delle persone che magari sono un po' inopportune con voi, che iniziano delle discussioni non facili, che vi mettono in difficoltà, pensate che in realtà quelle persone, hanno delle cose dentro di sé, cioè delle cose non risolte, e le stanno combattendo e le vogliono magari scaricare su di voi. Io quando qualcuno cioè, mi provoca, dico sì, ok, cioè prima di reagire dico aspetta un attimo, Gio, fermati un secondo, questo sicuramente c'è una sua battaglia interiore e la sta proiettando su di te, quindi vedi un attimo di magari di alzare le vibrazioni e di portare alla luce magari quella sua problematica, anche se lui la domanda te l'ha fatta a te, però magari aiutalo, cioè cerca di essere d'aiuto e di vedere che cosa lo sta assillando, perché ricordati che ogni persona, cioè qua, veramente è così, cioè proprio è sperimentato. Quando ti giudicano, quando ti criticano, in realtà è sempre per qualche problema interno loro. Quindi non ti arrabbiare nemmeno perché non ne vale la pena, ma pensa appunto a entrare in connessione, entrare in empatia e aiutare magari queste persone a tirare fuori i loro problemi, perché molto probabilmente ce li hanno loro, altrimenti non tirerebbero fuori tutte queste cioè in francese diciamo le bagarre. E quindi questo. Poi l'ultima cosa che voglio fare è non strafare a livello mangereccio, perché già lo so che poi dopo insomma sto fiacca, invece mi voglio mantenere comunque attiva, voglio andare a camminare, voglio andare a correre, già lo so che se mi ingolfo di zozzerie non ci avrò l'energia per farlo, quindi mangerò, certo mangerò dolci, mangerò i panettoni, ordinato dalla mia chef che vi faccio sempre vedere nel canale, nella pagina, il panettone vegano, fa anche i pandori. E mangerò, insomma, non mi farò mancare niente, anche perché con la cucina, diciamo, senza crudeltà, la cucina senza derivati animali si può fare di tutto. Quindi mangerò cose buonissime, però ecco, senza abusare, perché tanto io lo so che non è che dal cibo che deriva la mia felicità, è da queste cose qua, dal contribuire, dall'essere presente. Dal connettermi proprio con le persone e dalla connessione che io trovo più felicità, cioè mi piace tanto quando riesco a connettermi, quando riesco a ridere, cioè a me le risate mi piace tanto ridere, magari un bicchierozzo di vino me lo faccio così la risata è agevolata, sto scherzando, no, nemmeno tanto perché alla fine si può fare, dai, sono le feste. E che altro ragazzi? Io, ecco, quello che vi dovevo dire è da un po' di giorni che in realtà volevo fare questo video, però oggi mi sono sentita particolarmente ispirata nel farlo. Scrivetemi qua sotto nei commenti invece come passerete voi queste feste, quale consiglio vi sentite di dare, oppure semplicemente quale riflessione volete condividere. E niente, fatelo qua sotto nei commenti perché mi piace anche leggervi, anzi mi piace soprattutto leggervi perché io il mio monologo l'ho fatto, mo tocca a voi. Vi do un bacione, intanto saluto Stefano, Alessandra, ciao Enzo, Antonio, Alessandro, Luciana, ciao Cecilia, Francesca, Deborah, Enrica, Lassana, ciao Lassana, Rocio, Maria Pia, Pino, Larisa, Tonino, Toni, Simona, Gioia, Francesco Paolo, Massimo, Melina, Enzo e il primo non riesco a vedere, Roberto. Ok, ragazzi, vi do un bacione. Mua.